Allora, prima di tutto grazie per essere intervenuti, facciamo questa breve conferenza stampa di presentazione di questo accordo che l'Associazione Radicale Certi Diritti formalizza oggi con questo protocollo d'intesa per la costituzione di un osservatorio sulle politiche di genere e di pari opportunità. Ci dividiamo un po' il lavoro, io parlerò della Certi Diritti e dei rapporti con la CGL, poi io sono Marco Marchese, e poi Federico Cerminara illustrerà il progetto e concluderà Giuseppe Valentino, che come sapete è il segretario generale della Camera del Lavoro qui di Catanzaro, e quindi parlerà anche lui insomma di questo raccordo, di questa trade union, di questa intesa che stiamo per siglare oggi. L'Associazione Radicale Certi Diritti è un'associazione di valenza nazionale, qui io la rappresento come punto di riferimento locale per la regione Calabria, contrariamente a quanto diciamo voglia la vulgata generale che dica che l'area radicale è incompatibile con la CGL. Oggi sfatiamo questo falso mito, perché invece con la CGL di Catanzaro c'è uno splendido e un ottimo rapporto che si sta intrecciando sempre di più da qualche mese, e nel dicembre scorso questa collaborazione che c'è da circa 2 anni è sfociata in un convegno che abbiamo tenuto contro ogni forma di discriminazione verso la provincia. E quindi da lì poi dopo abbiamo approfondito sempre di più, e parlando non di sventolio di bandierine, per cui di commemorazioni, di ricordi, di proclami che sono vuote fino a se stessi, abbiamo deciso invece di mettere la mano in pasta sui problemi concreti delle persone. E quindi che cosa abbiamo fatto? Vogliamo fare il tentativo di mescolare l'esperienza dell'Associazione Radicale Certi Diritti con l'esperienza del sindacato e della CGL in particolar modo, perché noi dell'Associazione Certi Diritti ci occupiamo di discriminazione in genere e in particolare della comunità LGBT. Questo acronimo LGBT, io lo ricordo sempre, significa lesbiche, gay, bisessuali, transgender, per cui ci occupiamo della comunità dei diritti e delle discriminazioni che le persone omosessuali subiscono in Italia in un ambito a 360 gradi. L'Associazione Certi Diritti si occupa anche di altro, si occupa anche di discriminazione di genere, come anche di settori un po' più particolari, come anche i diritti delle prostitute, per esempio. Non è questo di cui parliamo oggi, perché oggi invece mettiamo in piedi questo protocollo d'intesa per mettere in piedi un osservatorio che non farà soltanto mere osservazioni, ricerche, ma si occuperà proprio in modo fattuale dei problemi e delle discriminazioni che possono nascere sul posto di lavoro, da una parte per l'orientamento sessuale e dall'altra proprio per politiche sbagliate di genere. Poi su questo qui si soffermerà più nel particolare Federico Cerminara. Posso annunciare anche oggi in questa sede che il 20 luglio qui in Calabria l'Associazione Radicale Certi Diritti aprirà il suo centro di iniziativa locale, perché si sta snodando in Italia con tanti piccoli gruppi in modo che le iniziative possano sul territorio intero nazionale moltiplicarsi. E il centro di iniziativa locale avrà attualmente senza sede, però nascerà formalmente a Nocera Terinese sul mare. Scusami, centro di iniziativa locale, Associazione Certi Diritti. E io con questo qui vi ho detto tutto, passo quindi la parola a Federico Cerminara che vi illustrerà un po' più nel dettaglio il progetto. Io faccio parte sempre dell'Associazione Radicale Certi Diritti, vengo da un'esperienza decennale del mondo dell'associazionismo, perché sono uno dei fondatori dell'ARCIGE in Calabria, ho ricoperto anche cariche nazionali, e proprio alla luce di questa esperienza ho reputato opportuno, data la contestualizzazione storica, di estendere il raggio d'azione e parlare proprio di politiche di genere e di pari opportunità, in quanto è necessario da avere una visione globale. L'osservatorio sostanzialmente ha due macro finalità. Da un lato, come ha già anticipato Marco, è uno strumento, uno spazio reale nel quale si cercherà di dare risposte ai bisogni di coloro i quali sono vittime di discriminazione legata all'orientamento sessuale piuttosto che all'identità di genere, ma non solo quello, perché ci occuperemo di discriminazione multipla a 360 gradi. Dall'altra parte l'osservatorio
proprio in quanto osservatorio, rappresenta uno strumento di monitoraggio del territorio. Questo monitoraggio si realizza attraverso la costituzione di un network, quindi di una rete con le altre associazioni presenti sul territorio, con i partner istituzionali. Considerate che sia a livello provinciale che a livello regionale esiste la figura della consigliera di parità, che si occupa nello specifico delle discriminazioni proprio legate al mondo del lavoro, anche se è una figura che è sottodimensionata nei poteri. Poi abbiamo l'università, che è un altro interlocutore privilegiato. Io, tra le altre cose, oltre che far parte dell'Associazione Certi Diritti, faccio parte del centro di Women Studies Milli Villa dell'Università della Calabria, che da anni ormai si occupa delle politiche di genere e di pari opportunità. L'importanza di avere uno spazio presso la CGIL è il passaggio innovativo, perché un sindacato che tradizionalmente si occupa nello specifico di tutela dei lavoratori ha deciso con questo protocollo d'intesa di occuparsi di discriminazioni ben specifiche e di farlo non solo relativamente al mero ambito lavorativo, ma di estendere questa azione anche con una visione più ampia, perché è quello che per noi è fondamentale come Associazione Certi Diritti è quello di utilizzare degli strumenti di cambiamento sociale che sono individuabili in primis nella proposizione di testi normativi, ma ancor prima di questo noi crediamo fermamente che il cambiamento sociale non si realizzi solo con la produzione normativa. Prova ne è che i femminicidi purtroppo oggi sono all'ordine del giorno, pur essendoci una normativa più stringente rispetto al passato. Quindi qual è quello che realmente vogliamo fare attraverso l'osservatorio? Promuovere una visione del mondo, un paradigma che da un lato vede oggi un eterosessismo declinato al maschile che rappresenta il soggetto che detiene il potere, quindi detta le norme di ciò che è normale e ciò che è tra virgolette anormale e quindi oggetto di stigma. Questa visione cosa produce? Produce la costruzione di un'identità femminile o di un'identità omosessuale o transessuale come qualcosa di complementare rispetto a ciò che non è il significato dell'essere uomo. Quindi una donna deve essere ciò che non è un uomo, un omosessuale deve essere ciò che non è un uomo. Questo paradigma chiaramente si presta alla discriminazione e al pregiudizio. Entrare nella società, provare ad invertire questo sistema di valori, di disvalori, decostruire questi disvalori e proporre un modello sociale dove la diversità, anziché diventare oggetto di stigmatizzazione, diventa valore aggiunto, è l'obiettivo principale che si vuole realizzare. Questo lo si farà attraverso iniziative, attraverso il sostegno concreto. L'osservatorio sarà anche organizzato con un sistema di feedback, analizziamo i bisogni e siamo sempre pronti a modificare il tiro delle iniziative alla luce di nuovi bisogni emergenti e soprattutto guarderà l'aspetto culturale applicato, quindi alla formazione di quadri, dirigenti, operatori, in modo tale che proprio quei centri, quei luoghi dove la cultura viene prodotta vengano contaminati da questa nuova visione del mondo. Bene, adesso la parola a Giuseppe Valentino. Ma intanto grazie davvero per essere qui, perché per noi oggi è una giornata davvero importante, senza retorica, nel senso che noi abbiamo messo tempo fa, lo ricordava Marco, il 13 dicembre dell'anno scorso, in piedi un'iniziativa che ha tentato di racchiudere tutte le associazioni LGBT della Calabria, e l'abbiamo fatto alla provincia di Catanzaro, una sede istituzionale, dicendo la CGIL si mette in campo per provare, diciamo, a portare diritti laddove i diritti mancano e non ci sono. È una giornata importante perché oggi sanciamo il fatto che chi entra dentro la CGIL, questo è sancito naturalmente dal nostro statuto, ma si rafforza il fatto che chi entra e che arriva in CGIL sa di trovarsi in una comunità di persone, in un
associazione di lavoratori e di pensionati che appunto vuole allargare e aprire, diciamo, le braccia a tutti i lavoratori e pensionati al di là delle proprie dei propri orientamenti, in questo caso orientamenti sessuali, visto insomma che trattiamo, diciamo, del protocollo che firmiamo stamattina. Io voglio dire con quale spirito la CGIL ha pensato a questa cosa. Partiamo da un assunto che è un assunto per noi, diciamo, fondamentale, il fatto che sempre di più dentro il dibattito che, diciamo, viva e anima è la politica, è le istituzioni, è la nazione, quindi intera, il fatto dell'orientamento sessuale diventa un fatto pubblico, nel senso che c'è la tendenza a dire, diciamo, che quei comportamenti che nel privato si consumano debbano far parte della morale pubblica. E questo è per noi, diciamo, un assunto sbagliato, intanto perché crediamo, così come crede l'associazione Certi Diritti, che sull'orientamento sessuale, insomma, sia una cosa intima, sia una cosa privata, e che vada rispettata in quanto tale, non vada, diciamo, riconosciuta semplicemente perché lo impone la legge da una parte o perché, insomma, va tollerata in quanto, diciamo, difficoltà e in quanto diversità. Noi invece crediamo, appunto, insomma, che al di là delle leggi, delle normative che naturalmente, insomma, negli anni abbiamo sollecitato, si ricordava la questione del femminicidio così come l'omofobia, questo tipo di protocollo e quello che mettiamo in campo può contaminare sia l'organizzazione all'interno sia all'esterno per il mondo al quale ci rivolgiamo, nel senso che lo può fare all'interno con i nostri dirigenti, perché i temi, appunto, sull'orientamento sessuale non è vero che sono, diciamo, superati a prescindere anche dall'organizzazione di sinistra, e quindi proviamo a fare un'operazione che sia interna e sia esterna, cioè i lavoratori al quale ci rivolgiamo, la rappresentanza al quale ci rivolgiamo sa benissimo, appunto, che la CGIL su queste partite, su questi temi, oggi lo sa ancora di più, ha una visione chiara, netta, trasparente, e che non si accettano da questo punto di vista, appunto, insomma, semplificazioni o cose del genere. Per cui io credo, insomma, sia un atto importante che mettiamo in campo, perché immaginiamo, appunto, proprio rispetto a quella cosa che dicevo prima, che il mondo del lavoro e i lavoratori di questo paese si devono occupare della propria condizione di vita dentro il mondo del lavoro e quindi di portare la Costituzione dentro i luoghi di lavoro, cosa che non è sempre semplice, basta citare la Fiat e la battaglia vinta dalla FIOM dopo anni, no, rispetto alla Costituzione nelle fabbriche, perché, insomma, viene sempre negato la questione, diciamo, dei diritti dentro i luoghi di lavoro. È sempre più complicato perché c'è una crisi profonda e quindi, insomma, dentro la crisi le persone tendono ad abbassare la soglia dei propri diritti, tendono a dire, insomma, si lavora di più perché c'è la crisi, non chiedo nulla in cambio in termini di diritti perché mi devo accontentare. Questo è un atteggiamento che noi stigmatizziamo sempre, comprendendo le ragioni di chi si trova, appunto, a dover portare il pane a casa, che non è sempre, diciamo, né comodo né semplice, ma comprendendo quelle ragioni continuiamo a dire ai lavoratori: è vero, state facendo dei sacrifici, però dovete sapere che quando fate un'ora in più di lavoro, quando lavorate senza la sicurezza, quando vi si chiede, appunto, di fare, diciamo, dei sacrifici che comportano queste cose qua, state negando il diritto al lavoro ad altri colleghi, perché alla fine, insomma, lavorate di più e poi è sempre la stessa storia. O comunque, insomma, dentro questa si anima, diciamo, il razzismo in generale, perché poi, insomma, innanzitutto sugli immigrati che sono gli ultimi della catena, che sono venuti, insomma, a rubarci lavoro, piuttosto che con tutte le altre cose che stiamo discutendo stamattina, eccetera eccetera. Dentro questo noi proveremo, grazie all'osservatorio, grazie all'associazione radicale Certi Diritti, su questo voglio essere, diciamo, chiaro, la CGIL è un'organizzazione autonoma, lo è per statuto, per DNA. E il fatto che oggi discutiamo con i radicali lo dimostra, nel senso che lo dimostra a maggior ragione, perché al di là, diciamo, delle differenziazioni che il Partito Radicale ha, rispetto anche alla visione della rappresentanza con il mondo
del sindacato. Io penso, ed è un modo diciamo, di fare che ha caratterizzato la firma di questo protocollo, è che le differenziazioni sono una ricchezza da una parte e dall'altra se non ci si incontra mai non si riesce mai a cambiare insieme. Noi per un pezzo diciamo, del ragionamento proveremo a cambiare, perché anche essendo diciamo, un sindacato che fa contrattazione, quindi andremo a contrattare le condizioni dei lavoratori sui luoghi di lavoro, staremo molto più attenti evidentemente diciamo, ad alcuni temi che non stavano nelle agende, nelle discussioni dei nostri comitati direttivi per esempio. D'altro canto i radicali conosceranno e hanno avuto modo in questi anni di collaborazione che abbiamo... i radicali hanno avuto modo di conoscere l'organizzazione, la CGIL, e di contaminarsi con questo mondo e di scindere evidentemente anche il ragionamento sulle organizzazioni sindacali. Spesso diciamo, chi giudica le organizzazioni sindacali dall'esterno è perché non ne conosce né il modo di lavorare né diciamo, il modo con il quale ci approcciamo in generale ai problemi. Chi ha modo di conoscerci e che ha modo diciamo, di allacciare rapporti con noi nel suo percorso spesso e volentieri insomma, rimane piacevolmente coinvolto e speriamo che questa sia una delle tante cose insomma, che riusciremo diciamo, nella quale ci riusciremo a contaminare, riusciremo a fare un percorso comune. Credo insomma, che ci sarà semplicemente da oggi in poi diciamo, da lavorare sul tema, di produrre diciamo, delle cose che servono alle persone che vogliamo rappresentare e credo insomma, che le potenzialità ci siano tutte, sia dentro la nostra organizzazione sia nell'associazione, che devo ringraziare appunto per la determinazione con la quale ha voluto che questo protocollo si consumasse, per la spinta propulsiva che ha avuto dentro diciamo, alla realizzazione del protocollo e delle iniziative precedenti che abbiamo fatto, delle future che verranno messe in campo da noi e dell'associazione per la costituzione di questo osservatorio. Noi abbiamo un legame forte anche con la CGIL nazionale da questo punto di vista, perché insomma, la responsabile dello sportello per nuovi diritti della CGIL insomma, è informata del protocollo, l'ha letto, l'ha guardato insieme a noi e ci ha promesso, diciamo che, anzi l'abbiamo promesso noi perché fa tanto piacere diciamo, scendere in Calabria e provare a fare qualcosa insieme a noi, che sarà presente ad una futura iniziativa che programmeremo nella nostra agenda successiva e nelle prossime diciamo, settimane. Credo insomma, di potermi fermare qua perché sostanzialmente abbiamo detto quello che... Dovete firmarlo? Sì, dobbiamo ancora firmarlo. Abbiamo le penne. La penna ce l'abbiamo qui. Una modestissima pic della possibilità. Sì, sono proletarie. Ci accontentiamo delle pic. Vado, la benedizione, va bene. No, adesso non ci siamo. L'avvocato Pietro ci disturba nel frattempo. No? Con di quelli che... con la stagnazza nera. Avete pensato in qualche tipo di attività da fare nelle scuole? Ma tu? Rispetto a questo discorso... Allora, sì, questo è un aspetto interessante perché come osservatorio, dicevo prima, non ci occuperemo soltanto di osservare, di fare ricerche e quindi di presentare e di divulgare dei dati. Metteremo le mani in pasta, quindi sicuramente avremo rapporti con le scuole, sicuramente avremo rapporti con gli enti locali, quindi con comuni, con comuni, province e regioni. Scuole perché mi pare di capire che su queste tematiche la scuola calabrese sia piuttosto indietro, la scuola nel senso che proprio nelle aule non si parla di questo tipo di problemi e quando c'è capita diventa quasi una cosa che... Il problema è che a volte non si fa rete, perché noi abbiamo avuto anche delle esperienze nelle scuole, ma sono delle esperienze episodiche. L'osservatorio potrebbe partire da questo per creare un modello anche nella didattica
e proporlo come esperienza positiva agli altri istituti attraverso la programmazione annuale che da quando la scuola è stata privatizzata nella dirigenza, intendo. Sì, perché tante volte è che proprio gli insegnanti non hanno gli strumenti per affrontare una situazione. Ovviamente c'è anche un dato contingente che non possiamo nascondere, che spesso c'è una classe di insegnanti che viene anche da una formazione di matrice cattolica, che purtroppo, io lo dico da cattolico praticante, che però ha la capacità di fare autocritica e critica di quello che viene fatto, e purtroppo è la sessualità in genere che viene proposta come qualcosa di peccaminoso, figuriamoci un orientamento ben specifico. Forse dovremmo smettere di fare educazione sessuale alle professori che fanno scienza. Tra le altre cose sono anche anziani, non so che cosa ne possono capire niente. Come osservatore noi sicuramente punteremo molto sulla conoscenza. Su questa se posso dico semplicemente una cosa: noi abbiamo naturalmente poi gli iscritti alla categoria della scuola, che sono professori, sono insegnanti, sono precari dentro gli istituti, e spesso ci confrontiamo su temi e su come insomma la scuola sta andando. Lì ci sarebbe da fare altre conferenze stampa, ma stiamo nei meriti del dibattito nazionale. E noi abbiamo provato già la prima esperienza, quella del 13, c'era una professoressa, c'era un'insegnante che è stata sensibile, è venuta a discutere, anche a fare anche un dibattito acceso nei termini con alcune delle associazioni che erano presenti, perché alcuni termini, alcuni modi di esprimere alcuni concetti insomma diventa anche un motivo di scontro se non ci si conosce, se non si riconosce, no? Per cui abbiamo provato a fare questa cosa, è stata disponibile questa insegnante per dire, ma era sull'onda appunto del giovane Andrea, l'episodio romano, insomma, eccetera, eccetera, e provato a dire queste cose vanno appunto insegnate, vanno se ne deve discutere nelle scuole, e noi proveremo, credo insomma, a farlo con il competente provveditorato, questa cosa, nel senso che proviamo a giocarcela come ragionamento. Sì, poi è ovvio che partiamo dalla testa per poi vedere quale sensibilità riusciremo a trovare dentro le scuole. Io credo insomma che è giusto l'educazione sessuale, tutti i ragionamenti sull'orientamento andrebbero discusse con i ragazzi più che insegnati, perché non c'è nulla da insegnare, ognuno di noi ha da imparare quando ci si confronta con un mondo diverso da quello che non conosce, che non studi, che non ha mai avuto modo di confrontarsi, e lì insomma ci sarebbe da almeno aprire il confronto rispetto a un andamento generale che è appunto quello che poi caratterizza il tema dell'omofobia piuttosto che del femminicidio, cioè il macho è il ragazzo che deve insomma, cioè sono pieni di trasmissioni televisive che potremmo contestare, dove insomma si consuma questo amore ideale, deve essere per forza in un certo modo bello e dannato, mentre è la politica che d'altro canto non dà dei segnali, dei messaggi differenti. Non vorrei citare insomma alcune battute e altre cose insomma che ci sono capitate nella nostra vita politica in questo paese, e quindi ci sarebbe molto da discutere, aprire un dibattito per appunto ragionare. Poi è ovvio che con i ragazzi è sempre meglio appunto affrontare i ragionamenti, affrontare gli argomenti, perché altrimenti insomma sono quelli che sono più radicali, no? Più determinati da questo punto di vista a accettare le questioni, e invece insomma in questo mondo c'è tanto da d'altra parte sono alcune discriminate le donne sul lavoro, l'osservatorio serve anche a quello, serve a verificare il termometro delle discriminazioni sul lavoro. Noi dobbiamo naturalmente provare a fare delle cose poi operative che non abbiamo spiegato, ma per esempio unire il nostro ufficio vertenze e collegarlo naturalmente all'osservatorio, perché se arriva una donna appunto che è stata licenziata perché il datore di lavoro gli ha detto insomma non deve avere dei figli piuttosto che altre cose, fanno parte di un ragionamento che può amplificare questa cosa dell'osservatorio. Poi tra l'altro la festa che ci siamo lasciati alle spalle ha lasciato qualche strumento di lavoro anche a noi, il sito internet che continuerà a vivere, le esperienze che non avevamo perché pensavamo
appunto che bastasse quello della CGL Calabria e quello della CGL Nazionale, ci siamo resi conto che le cose che facciamo sul territorio vanno valorizzate perché fanno parte del nostro modo di agire dentro il territorio e quindi insomma le valorizzeremo anche mettendo, delle, cioè, mettendo appunto l'osservatorio anche con i dati pubblicati e tutto il resto, insomma ci sarà tanto da lavorare, speriamo bene. Bene, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie.